Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi assisteremo forse all'ultimo atto delle guerre Blasters. In teoria la battaglia contro Capitan Tuono dovrebbe essere l'ultima da affrontare per quanto riguarda le guerre Blaster. Vai nello spazio ed esplora la Luna. Armata del coniglio sulla Luna nello spazio, che verità vi aspetta sulla Luna? Non lo so, sinceramente non ne ho la minima idea. Ma poi dovremo anche vedere questo capitolo, insomma potrebbe essere interessante, ma intanto andiamo a fare questo. Livello consigliato almeno a 60, io sto sopra all'80 con tutti quanti i miei yokai, quindi dovrei essere in grado di affrontarla. Non ho nessun oggetto nel mio inventario, però alla fine non è che servano poi a molto. Eccoli qua, e andiamo sulla Luna. Ci siamo. Ci penso io. Ok, sulla Luna, siamo sulla Luna. Quella è la Terra? Sì, e qui c'è un muro invisibile invece. Lo spazio è l'ultima frontiera, truppa, guardatevi intorno. Lasciamo fare l'armata del coniglio sulla Luna. Oh. Eccoli, vai, i conigli che fanno i moci. Per mille giravolte. C'è un coniglietto. Allora, è vero che ci sono i conigli sulla Luna? No. Scherzi? Però è carino. Mi sembra di aver sentito uno strano rumore. Ehi, attenzione, arriva qualcosa. Che cosa arriva? Ma è fantastico. Oh, sì. Vedi, dice anche lui. Ok, stiamo infliggendo molti danni, il che è la cosa mi preoccupa un poco. Perché stiamo infliggendo molti danni? Che ci voglia dire qualcosa di importante? Sembra pericoloso, armata distruggetelo. E wow, che attacco! È enorme, o forse no. Ma cosa? Ok. Se però non si teletrasportasse di continuo, riuscirei a stare più... Accidenti. No, non ci credo! Che noia quando è così. Vabbè però dai. È un continuo. Mo si potenzia, sicuramente. Questa è la vostra vera forza. Hai visto? Ok. Un attimo, non è ancora finita, arriva qualcosa. Che arriva? No, no, dai. Il potenziamento da satellite. Diventa imperatore rosa. Ma cos'era? Ok. Unisciti al tubo. Ci picchia. Fa un bel po' di danni fa, eh. Non è da sottovalutare. Se prima non avessi sprecato l'energy, Max, potrei spararglielo ora. Maledetto!
Ragazzi? Cosa? Ottimo! Vai! Perfetto, vai così! Vai! Non è Imperatore Rosa, ma... No, ragazzi, blocco visuale, per l'amor del cielo! Va bene, schiamo benissimo gli attacchi. Preso. E anche Capitan Tuono potenziato se n'è andato. Obiettivo completato, bene. In seguito tutti quanti gustarono le torte di riso. Ma così ce lo mettono, con sovraimpressione. Ma è stata la battaglia più facile di tutte! Ah, va bene. E quindi? Abbiamo vinto! Abbiamo vinto sul serio! Ma cosa? Non ci posso credere. No! Molto bene! Ma no, ragazzi. Questa è venuta alla grande! No, che delusione! No! Come? Tu sei il Regis! No, no, no! Così lasciate fuori una parte cruciale! Il geniale regista yokai, Regis, sono io! Sul serio? Basta sapere che ci fai qui. È sorprendente! Non credevo che lo spazio potesse rompersi! Sei spaventato! Ma è fatta di carta pesta, mi stai dicendo che non è la luna? No. Esattamente, questa non è la luna, è uno studio nello yokai world! Sto lavorando al mio ultimo capolavoro di fantascienza, guerre blastellari! Per rendere la grande battaglia epica su Dadoon ancora più entusiasmante, ho fatto riunire più forti. Okay, tutti quanti mi hanno aiutato dell'associazione Blasters. Signor sì, signore! Come va? Miau. Che miavolo! Che cosa? È stata un'esibizione d'Oscar, truppa! Certo che sei. Quindi tu sapevi tutto? Che hai detto? Ma allora tutto il nostro duro lavoro a che cosa è servito? È quello che mi chiedo anch'io, Usapion. E quello se la dorme, alla grande. Ehi! Canaglia. Ehi tu, sveglia! Dannato, temi! Prossimamente su Yokai Watch Blasters! Che guaio! Tanti mostri e tentazioni in arrivo! A peggiorare le cose, si dice che il leader dello Yokai World, Emma il Grande, farà la sua apparizione! Gli umani e gli yokai sono nemici naturali. D'ora in poi, agli yokai sarà vietato di fare amicizia con gli umani. Come, scusa? È una situazione ridicola, ad essere sinceri! Prossimamente, la sconvolgente minaccia allo Yokai World! Forza! Veramente... Emma il Grande e... voleva che gli yokai diventassero amici con gli umani, non il contrario. Era Poli Ministro invece che voleva distruggere gli umani e quindi far dominare il mondo degli umani agli yokai. Però attenzione, abbiamo finalmente sbloccato Usapion B. Sì! Per mille giravolte Usapion è proprio un figo di città! Quei vestiti da dove arrivano? Me li dati l'associazione Blasters. E ora è super potente. Miau? Ti ridati l'associazione Blasters? Proprio così, per farmi continuare a combattere nell'armata del coniglio sulla luna. Armata del coniglio sulla luna? Non viene dal film di Regis? Ecco qua, Maestro Mew. Oh oh oh. Maestro Mew?
Finalmente è arrivato il momento. È ora che viene l'armata del coniglio sulla luna. Quindi è proprio l'armata. Ottimo così. Eccolo qua, l'armata del coniglio sulla luna, il vero capitolo 12. Quindi riguardo a prima, cos'è l'armata del coniglio sulla luna? L'armata del coniglio sulla luna non è stata creata per essere nei film. Quella è tutta una messa in scena, il suo vero scopo è sconfiggere quelle forze del male che i normali blasters non riescono a battere. Una squadra ideale fortissima! Questa è l'armata del coniglio sulla luna, le forze speciali blasters! Forza! Armata del coniglio sulla luna! Le forze speciali blasters, fantastico! Però non ho capito, che vuol dire forza? Che vuol dire? Ve lo svelerò quando sarà il momento. Vabbè, lei subito annoiata. Scommetta che se l'ha inventato sul momento. Basta, basta frignare! Le prossime missioni sono tutte difficilissime, ma sono sicuro che ce la farete. Il maestro ha ragione, tornerete vittoriosi. Sì! Forza, armata del coniglio sulla luna! E allora forza! Ma prima di continuare con il capitolo 12, che si chiamerà capitolo 12? Oh, wow! Oddio, no, in realtà se proprio vogliamo dare un ordine, capitolo 11, 12 e 13, e con questo dovrebbe proprio finire tutto. Batti Super Poliministro e Super Decadama. Questi vecchi mostri finali sono degli ossi duri, unite le forze e all'attacco! Vabbè, però per oggi, prima di concludere il video, facciamo quest'ultima missione. Yo-Kai Watch Blasters, e se l'universo parallelo dei Blasters? Cosa sarebbe successo se un inizio diverso per la nostra storia? E accettiamo questa missione e concludiamo dopo di essa l'episodio, quindi vediamo che ci aspetta. E così un membro dei Blaster si trovò a vivere una misteriosa storia alternativa. Ehi! Quindi questa è la nostra missione stavolta. Ehi, truppa, avete capito? Quanto pare. Eh? Dove è andato Gibanyan? Nita mi ha chiamato di nuovo, miau. Le cose stavano andando così bene, quel guastafeste. A dire il vero, Nathan non ha idea di tutte le cose che facciamo mentre lui si riposa. Esatto. Pensa che io passi il tempo solo a dormire qui, miau. Ehi, ehi, basta chiacchiere, concentratemi sulla missione. Andiamo. Ah, ora ricordo, vieni anche tu, vero? Beh, non ho scelta, ma sono appena tornato, miau. Vabbè, vengo con voi. Whisper, guida tu. Sì. Buona idea. Guida sempre Whisper, quindi... Boh, ma andiamo nel passato? Ah, questa cosa è molto interessante. Quindi che ti trovi lo Yo-Kai Watch a posto di Nathan? Whisper. Bene, siamo arrivati. Ok ragazzi, fate del vostro meglio. Dov'è? Ma questa non è... Che cavolo? Ma questa non è Valdora Nuova? Non era questa la nostra destinazione? Cosa? Oh, Whisper! Finalmente ti ho trovato! Ok, ho capito. Praticamente c'è anche nell'anime un episodio del genere e appunto sogna, mi sembra che sia un sogno, che lui sta con Katie invece che con Nathan, però dovrebbe essere preso da questo gioco appunto, quell'episodio. Ma questo... Poi? Sei scomparsa all'improvviso, mi ero preoccupata. Ah, sai Katie, vero? So che è una domanda un po' strana, ma... Riesci a vedermi? Perché non dovrei riuscirci? Ho uno Yo-Kai Watch, dopo tutto. Uno Yo-Kai Watch? Hai un... Che cosa? Ma com'è possibile? Ma perché sei così sorpreso? Tutto bene, Whisper? Guarda che ora si è fatta! Ah, sono in ritardo per colpa tua, Whisper! Devo andare ora. Per favore, sorveglia la casa insieme agli altri. Che cosa? Katie! Ci vediamo? Gli altri? Ma di cosa parla? Siamo noi. Chi voi? Oh mio Dio! Ma che succede, gente?
Ehi, hey, Whisper, sei pronto? Miau. Jibanyan, ma come sei conciato? Che cosa? Ma darmi ok, sono malo, Nyan. Ah, oh, ok. Ma perché mi chiedi se sono pronto? Ma è ovvio. Esatto. Per proteggere Katie dobbiamo mantenere la pace in questa città. Katie è già andata via. Whisper, in missione, su. Che cosa? Io? Anch'io? A quanto pare sì, ti tocca. È una storia un po' strana però, eh. Mio wow. Andiamo. Avete trovato il bersaglio di oggi. La ricerca è terminata. Sì, se possiamo andare, però mi fate un grande piacere. 5 yokai particolari. 1, 2, 3, 4. E l'ultimo non si vede. Ecco. Perché ti farò di tutto? Vedi in ombra, su, però ci muoviamo. Non so cosa stia succedendo, ma la missione è iniziata. Ok, ma com'è Marlonian in questo gioco? È un combattente Marlonian, perfetto, allora andiamo. Ok, quelli possiamo schivare, l'attacco non si carica. Questa volta l'ho visto bene, mi sono ricordato. Bene, lo stiamo subito torzando. Se per favore attaccate anche voi, io vi dico grazie, vi dico. Oh, dai ragazzi, su. Perfetto, il prossimo è qua vicino. Oh, aspetta, raccogliamo tutto che mi servono per fare gli oggetti. Anche se mi servirebbero veramente delle sfere audace, non dell'essenza o dei cristalli. Beh, Q Pistol non mi interessa veramente. Mi interessa casa nono. Il curatore qui è Venombra, quindi se mi cura vi dico grazie, ecco. Puzzetto anche se n'è andato. Perfetto, aspetta però, fammi curare con... Mi piace che siano così vicini. Se già uno riesce a metterci in difficoltà, figuriamoci due. Vabbè, li affrontiamo, al diavolo. Non basta perdere tempo per loro. Ah, vabbè. Vabbè. Onda malefica? No, sprecatissimo. Vai, facciamo un po' di danni con lui almeno. Accidenti però ragazzi, che disastro, che disastro. Ok, eccolo qua, va. Facciamolo safe. Ah no, è fradicina lei, eh. Dai, dai, su, su. Che succede? Ah, una bomba scoccata. È andata, perfetto. Bene, allora Katie rimarrà asciutta e allegra. Chissà come sarebbe stata Katie la fradicia. Che succede? Oh, c'è qualche problema. Torniamo subito, miau. C'è un segnale che proviene dalla scuola. Oh mio Dio, andiamo a vedere. La scuola elementare è la scuola di Katie. Cattive notizie, vero? Truppa, dobbiamo sbrigarci. Ok, eccoci qui alla scuola. Vediamo un po'. Chi c'è? Qual è il nemico da affrontare? Brontolante. Accidenti, sì, accidenti. Dov'è il suo amichetto? Così lo stordiamo. Spacca galera, eccolo! Vai, un po' di danni con l'Energimax, così almeno si sta zitto. Dov'è Whisper? Porca miseria però. No ragazzi, dai, è difficile però. Attivare modalità pro gaming. Attivare modalità.
modalità pro gaming. Sembra che il vero cattivo sia io. Missione compiuta, Katie è salvata. Sento che qualcuno ci sta guardando, ma forse è solo la mia immaginazione. Sì. Ragazzi, fuggiamo attraverso la porta. Wow. Ci è voluto un po'. Ovviamente c'è stato un montaggio, perché sennò non finiva più questa battaglia, davvero. 30 minuti buoni sicuro. E andiamo avanti. Ma pure secondo premio. Ma è difficile sta lotta. Oh no, davvero. È difficile davvero. Uno vuole scherzare, ma è davvero difficile. Ehi, hey, Katie, bentornata. Ehi, hey, sono qui. Avete sorvegliato la casa? In maniera impeccabile. Non avevo dubbi. Bella battaglia, ragazzi. Miau, che cosa? Katie, non mi dire che te ne sei accorta, miau. Quando mi sentivo osservato,
forse si trattava di Katie? Non si può proprio nascondere nulla a Katie, eh? Voi ragazzi avete combattuto per proteggere la mia scuola, vero? Vi sono così grata. Oggi riposatevi un po', ok? Miau, Katie! Oh, Katie, sei così gentile. In confronto a te, Nathan, Sì. Ho capito! Katie è la padroncina che ho sempre voluto! Ma che dici, Whisper? Sei un po' strano oggi, eh? Ehi, sbrighiamoci a entrare! Sì, sì! Tutto è bene quel che finisce bene! E finisce anche questo episodio perché, ragazzi, è stato davvero delirante. Mai una lotta così difficile, neanche contro Super Felimoni e Super Kangan, che mi hanno fatto disperare. Padroncina, aspettami! Whisper, finalmente sei pronto? Aspetta, Maronian, prima io! Miau, no, io sono Cibanyan! E che cos'è? Quindi questo vuol dire che... Katie, dov'è la mia padroncina? Katie? Ma che dici? Whisper, tuo padroncino è Nathan, miau. Se Cibanyan è qui, allora questo posto è... Il mondo reale? Cosa? In altre parole, quello era un sogno? Smetti di sognare ad occhi aperti, torna in te, miau. A proposito, Whisper, cosa hai in mano, miau? Che c'è? Sono medaglie yokai? Ah, ok. Orobonyan. Pronti a miau. Ah, ok. Quindi questi sono gli amici yokai di Katie. Ma allora non era un sogno. Cioè, vuoi dirmi che se voglio reclutarli un'altra volta, se voglio reclutare Malonyan e anche Valian Ombra, devo rifare un'altra volta questo livello? Per tua sfortuna, Malonyan... No, Valian Ombra ce l'ho. Malonyan no, però sinceramente no. Non è proprio il caso. Katie, sei in qualche altro mondo? Ok, farò del mio meglio. È davvero tosta. Il mondo alternativo è un po' diverso dal nostro. Quel mondo potrebbe ancora esistere da qualche parte là fuori. Oppure no. Andiamo al centro di comando e prepariamoci per un'altra missione. Ok, Cuge, questo video termina qui. Wow. Ad ogni modo, Cuge, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yo-Kai Watch Blasters e spero che vi sia piaciuto. In descrizione trovate, come sempre, link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!